I tipi di desinenza finale che ogni parola presenta corrispondono ai casi, che sono 6 ed esprimono ognuno un tipo di complemento. Il nominativo è il caso del soggetto. Il genitivo esprime il complemento di specificazione. Il dativo il complemento di termine. L'accusativo il complemento oggetto. Il vocativo il complemento di vocazione. E l'ablativo il complemento di mezzo e altri complementi simili. Riprendiamo l'esempio di padre e vediamo che il nome padre avrà in latino una terminazione specifica per tutte le volte in cui sarà soggetto, cioè la forma del nominativo che è pater. Al genitivo, ovvero al caso del complemento di specificazione, avrà una terminazione ancora diversa, patris. Al dativo un'altra ancora, patri in questo caso, e così via per tutti gli altri casi. Infatti, nella frase «il padre gestisce gli affari familiari», il soggetto è «il padre» e la funzione di soggetto è indicata dall'articolo «il» in italiano. In latino, invece, non serve alcun articolo, perché la forma «pater» corrisponde al caso nominativo di questo nome ed è quindi già soggetto, senza bisogno di articoli. Invece, nell'espressione «gli affari del padre», il complemento di specificazione è reso dalla preposizione del in italiano, mentre il latino dà una diversa terminazione della stessa parola, stavolta al caso genitivo, cioè il caso del complemento di specificazione, patris. Non tutte le desinenze, però, anche per gli stessi casi, sono uguali in tutte le parole latine, ma cambiano a seconda del gruppo morfologico a cui ogni parola appartiene, cioè la sua declinazione. In latino le declinazioni sono 5. La prima declinazione comprende i nomi che al nominativo escono in A. La seconda, i nomi maschili che al nominativo finiscono in us con U breve e i nomi neutri in um. La terza comprende i nomi che finiscono in varie consonanti oppure in is. La quarta, i nomi in us, stavolta con u lunga, e infine la quinta, con i nomi in s.